Ci sarà la bravura di Ottavia Piccolo, ma anche la poesia di Paolo Benvenu, ma non mancherà neppure l'umorismo toscano di Katia Beni e Anna Meacci. Siamo particolarmente felici perché questi successi sono il frutto di un risultato del nostro impegno che traduce il nostro scopo istituzionale, che è quello di portare la cultura attraverso il teatro nel più vasto territorio regionale. È un ricco cartellone quello del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, che si apre così ai protagonisti della prossima stagione teatrale. A dare avvio alla stagione mercoledì 11 ottobre spetterà la prima nazionale Occident Express con Ottavia Piccolo, accompagnata da un'eccellenza musicale del territorio, l'Orchestra Multietnica di Arezzo. Sabato 18 novembre ancora una prima nazionale con l'originale percorso tra teatro e musica d'autore con Paolo Benvenu. Quello è uno spettacolo da un'idea, insomma, mia e di Paolo e di Luca Ronga, che è un burattinaio molto bravo, che ha fatto molte esperienze non solo in Italia ma anche all'estero, e quindi abbiamo scritto insieme questo spettacolo che porterà in scena gli ultimi 3 dischi di Paolo, rivisti dal punto di vista sia musicale che teatrale, quindi marionette in scena, scenografie in scena e non solo. Stiamo chiedendo anche, quindi lo sto dicendo per la prima volta qua, che stiamo chiedendo alle persone, al pubblico, di poterci inviare oggetti che devono ritornare a vivere. Lo spettacolo che faremo è sì uno spettacolo senza tempo, perché la tematica, quella dell'uomo in movimento, è senza tempo ovviamente, ma mi sembra che mai come in questo momento ci sia bisogno, senza nostalgia ovviamente, senza richiami nostalgici, di ritrovare il simbolo, il segno e la parola. E nel caso degli oggetti, cosa parlano di più, ad esempio, degli oggetti a noi più cari? Ecco, questo non semplicemente per articolare degli istanti di grande importanza, ma proprio per, come no, dimostrarne l'appartenenza, ecco, dimostrare l'appartenenza l'uno dell'altro, mi sembra una cosa bella. E poi, vabbè, io sono alquanto suggestionabile, penso che anche le cose parlino, anche perfino i manufatti fatti bene, insomma. Ultimo appuntamento per il 2017, giovedì 14 dicembre, con Marco D'Amore in America Buffalo di David Mamet.